Riccardo Padovano, un momento tanto atteso come la processione di Sant'Andrea. È stato il momento più bello perché oggi abbiamo dedicato questa manifestazione per lanciare la corona a quei due marittimi che sono scomparsi ieri in settimana a Giulianova, ma al di là di tutto va tenuto conto che questa festa, oltre a essere religiosa, ma nell'aspetto laico, è anche un momento di attività turistica. A fianco a me c'è una turista milanese, ma di origine pescarese, che è venuta qua presa da questa iniziativa e sta... Ogni anno vengo volentieri alla festa di Sant'Andrea, mi piace tantissimo. Una tradizione importante per la città di Pescara. Per la città di Pescara io credo che questo rientri nel programma della regione Abruzzo, di manifestazioni così importanti in Abruzzo, non è che ce ne siano molte. Io credo che questa è come manifestazione del mare, una manifestazione la giostra di Sulmona, poi ci sta le manifestazioni invernali, io credo che l'Abruzzo sia completo, ma il vero dramma è che la politica non riesce a combinare queste cose. Durante questa manifestazione di Sant'Andrea comunque abbiamo visto l'inaugurazione di una statua dedicata alle donne e in più la statua che si è fermata davanti a un simbolo importante per ricordare le vittime scomparse. Allora, per la statua, un'idea di Riccardo Padovano è dedicare una statua, una stele alle donne della gente di mare, che in nessun porto d'Italia esiste solo la figura del simbolo del pescatore, invece le donne per me sono i pilastri delle famiglie dei pescatori. Due, ci siamo fermati alla fine per ricordare la famosa tragedia in mare di cui 20 pescatori saltarono in aria a causa di una mina che scoppiò mentre loro pescavano.